Passiamo adesso a cercare di risolvere il problema dell'elica da tre pale, che è quella fornita in dotazione, e cercare di passare a due pale che ci consenta di inserire il piede del motore all'interno della fenditura del kayak. Ogni elica è caratterizzata da misure, che in genere sono stampigliate sopra. In questo caso c'è scritto 7 pollici e un quarto per 5. Significa in questo caso 7 pollici e un quarto sono poco più di 18 centimetri in numeri metrici, diciamo in unità di misura metriche. Significa che il cerchio dell'elica è iscritto in un diametro, l'elica è scritta in un cerchio avente come diametro 18,4-18,5 cm. 5, sempre in pollici, indica che il passo dell'elica, cioè ogni volta che quest'elica compie un giro completo, in teoria, perché questo è il passo teorico, in teoria si avvita nell'acqua per 12,5, 12, poco più di 12 centimetri. Il problema è trasformare queste tre pale in due, ma non tanto queste, perché voglio mantenere quest'elica, la voglio conservare per l'originalità e un domani potrebbe servire anche ad altre cose. Fatto delle ricerche piuttosto importanti su internet. Purtroppo non si riesce a trovare qualcosa che sostituisca a due pale, un'elica a due pale che possa sostituire questa. E per il problema dell'attacco, che in questo caso è di, il perno dell'elica è di 9-10 mm, ecco qua, è esattamente 10 mm. Ma il problema è che proprio non ho girato tantissimo, sia nei negozi di nautica, su internet. Veramente ho perso tanto tanto tempo per cercare qualcosa di compatibile. Nulla, non esiste nulla. Ho addirittura contattato il venditore via mail, chiaramente il venditore della Ozean. E purtroppo sì, esiste un'elica che ha due pale, però è per il motore che ha 4 cavalli e mezzo, quindi assolutamente non compatibile con questa potenza così esigua. La decisione è quella di costruirsela. Ho visto anche sempre su internet, c'è un sito di un appassionato americano che costruisce delle modifiche per questi motori. Ho capito che potrebbe venderle, certo i prezzi sono veramente proibitivi e poi ripeto, nessuna garanzia di funzionamento. Per cui proverò a costruirla. È una sfida, forse una delle più complesse che io abbia mai affrontato. E cercherò di vincerla. Non è detto, cercherò. Vediamo. Tra l'altro, dobbiamo anche tener presente che l'elica, un po' questa sconosciuta per molti, anche per me lo era fino a qualche tempo qua, ho cercato di conoscerla, di studiarci sopra, e rappresenta un po' quello che per una qualsiasi auto, che magari è un concetto a noi più familiare, è il cambio. Per cui un'elica che ha un passo molto lungo equivale a come utilizzare un'auto in quarta o in quinta marcia. Man mano che il passo va riducendosi, quindi in questo caso il 5 pollici che è indicato qui dietro come passo teorico di quest'elica, va riducendosi, intendiamo come una macchina che utilizza via via delle marce più basse. E quindi ecco, è da tenere nella costruzione, dovrò tenere presente anche questo aspetto. Chiaramente partirò da un concetto più ampio, nel senso, cercherò di costruire l'elica più grande, così ho la possibilità di volta in volta, facendo delle prove in acqua, di poterla ridurre e quindi arrivare a quello che è un funzionamento, diciamo un passo ottimale. E questo è l'intento. Sicuramente la costruirò in più parti, quindi l'ogiva,
il cappelletto qui sopra che poi sul quale andrà a inserirsi la coppiglia di blocco e poi le due pale che andrò a saldare una da un lato e una dall'altra, sempre con la saldatura TIG chiaramente, perché la vorrò realizzare in alluminio, che mi dà la possibilità di una lavorazione più agevole e sicuramente nel tempo è meno soggetta ad usura, più che usura, soggetta a corrosione o attacchi da parte dell'acqua salmastra o salata. Ecco, qui possiamo vedere una prima fase della costruzione. L'ogiva è già stata realizzata al tornio con un blocco di alluminio. Le due eliche, le due pale dell'elica sono state sagomate parzialmente, a parte, tagliate e sagomate a parte. È stato inserito quel bullone centrale, ecco questo che si vede al centro della foto di blocco, affinché il tutto possa rimanere fermo. E il tutto a sua volta è stato montato questa sorta di dima di montaggio in legno. Ecco, questa è la prima fase in cui vediamo il tutto assemblato appena saldato. Ecco, e questo anche un'altra prospettiva possiamo vedere. Certo, l'elica è un po' più grande effettivamente di quella che è originale, di quella fornita come default dal motore. Però c'è la possibilità di rimpiccolirla e di adattarla in base alle esigenze, provandola di volta in volta in acqua, quindi facendo delle prove pratiche. Ecco, in questo punto del video vediamo l'elica praticamente terminata, lucidata peraltro a specchio. Qui vediamo il raffronto con quella originale. Certamente è leggermente più grande, però ho verificato durante la fase di costruzione che c'entra tranquillamente nello spazio dedicato. Questa è la parte posteriore dove è presente l'incisione per l'alloggiamento della spina di blocco. E anche la parte posteriore lucidata a specchio. Ecco qui un'altra prospettiva dove si vedono le pale perfettamente lucide. Particolare puramente estetico, nulla di più. Questo è il risultato finale. Ecco l'elica montata completamente con la coppiglia di blocco. Entra perfettamente, gira perfettamente nel suo spazio, quindi funziona. E questo è il metodo di prova. La prova purtroppo è andata molto male in quanto l'elica è sì leggermente più grande, però evidentemente gli angoli delle pale sono più accentuati, per cui il motore non ce la faceva quasi a farla girare e andava a caricarsi in maniera eccessiva la frizione, con il conseguente surriscaldamento della stessa. Quindi, prima di provare e procedere a una prova direttamente in mare, ho deciso di rimpicciolire l'elica e passare poi a delle prove successive, sempre con questo metodo casalingo. Qui vediamo in questa foto come ho deciso di ridurre la grandezza delle pale dell'elica. Ho creato una dima attraverso la quale ho segnato le pale, per quanto dovevano essere ridotte. Ecco, questo è un risultato già del primo taglio e della prima riduzione. Poi, mano a mano, chiaramente l'elica è stata provata di volta in volta ed è stata adattata tenendo conto proprio direttamente dei giri del motore che mano a mano si andavano a sentire proprio con l'orecchio. Ecco, questo è il risultato definitivo. Ecco qui il raffronto tra l'elica a tre pale e quella a due pale. Sono riuscito anche a ridurre leggermente l'angolazione delle pale e quindi il passo. E questo è il risultato della prova. Rispetto all'elica realizzata inizialmente, le dimensioni sono state ridotte notevolmente. Questo perché già in fase di
di costruzione iniziale, il passo l'avevo impostato in maniera più significativa, per cui rispetto all'elica originale, sicuramente questa ha un passo molto più spinto. Per cui ho dovuto in qualche modo, battendo, insomma, con un po' di lavoro di fino, sono riuscito a ridurre notevolmente il passo. Infatti, ecco che l'inclinazione si è ridotta di molto rispetto a quanto era quella iniziale. Comunque adesso procediamo al montaggio, facciamo una prova. Io già ne ho fatte alcune per arrivare a questa misura. Vediamo come procede. Passiamo adesso al montaggio dell'elica sul motore, che è un'operazione estremamente semplice, e poi facciamo tutte le prove del caso. Chiaramente è evidente che si è ridotta proprio notevolmente rispetto a questa. È proprio evidente. Però calcoliamo che il passo è più accentuato rispetto a quella originale, quindi siamo andati a compensare. Equivale, facendo un raffronto con le auto con le quali noi abbiamo più dimestichezza, equivale ad avere una marcia più lunga, quindi il passo più lungo, però sulla macchina poi andremo a montare delle ruote più piccole, per cui alla fine andiamo a compensare l'allungamento della marcia, e questo è quello che è stato fatto in questo caso. Andiamo adesso al montaggio dell'elica sul motore, nulla di più semplice. Ecco qua, tutto a posto. L'elica entra perfettamente, ma non c'era altro. Semplicissimo, funzionale. Forse un po' più a destra. Ecco qua, perfetto, veramente perfetto. Questo si può bloccare, così rimane in posizione centrale. Questo è bloccato. Adesso al lavoro praticamente ultimato, almeno mettiamolo in moto, vediamo che cosa succede. Piccolo cicchetto. Altra particolarità è questa: praticamente in fase di trasporto il motore può essere posizionato in questo modo,
chiaramente magari mettendo qualcosa che non faccia deteriorare la plastica, però ecco, diciamo, è molto molto agevole come trasporto, è fissato nella sua piastra e non dà problemi. Ecco. Poi al momento dell'utilizzo si sfila dalla piastra di montaggio e si mette in funzione.